Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di Giuseppe Parini, parliamo della vita, del pensiero e dell'opera di Giuseppe Parini. Come abbiamo già anticipato, ne parleremo in maniera sintetica e veloce. Da questa videolezione è escluso Il Giorno, il poemetto satirico didascalico che è considerato il capolavoro di Giuseppe Parini e a cui è stata affidata la sua fama eterna. È escluso da questa videolezione perché è previsto che venga elaborato una seconda videolezione nella quale si affronteranno più diffusamente i temi relativi al poemetto satirico didascalico in endecasillabi sciolti, chiamato appunto Il Giorno. Cominciamo a parlare della vita di Giuseppe Parini. Allora, Giuseppe Parini lo possiamo definire un uomo schivo. La sua vita è stata contrassegnata da pochi eventi di grandissimo rilievo, tutti però in qualche modo significativi e tali da lasciare una traccia nella sua opera. Nasce a Bosisio nel 1729. Bosisio è una località della Brianza, vicino ad un lago, tanto importanza avrà nella rappresentazione naturale e nella rappresentazione soprattutto dello scenario naturale presente nelle odi di Parini, e nasce nel 1729 da una famiglia di modeste condizioni. Lui è tra i pochi numerosi fratelli che sopravvivono all'infanzia. Infatti, il padre di Parini aveva avuto figli da un altro precedente matrimonio e lui è uno dei pochi che riesce a sopravvivere all'infanzia. Le precarie condizioni economiche della famiglia, li inducono a mandare il giovane Giuseppe a Milano, a vivere a Milano presso una vecchia prozia. All'età di 10 anni, dunque nel 1739, Parini se ne va da Bosisio. Va a vivere a Milano presso questa vecchia prozia che 2 anni dopo, appena 2 anni dopo, nel 1741, muore e alla morte gli lascia una piccola rendita, a condizione però che si faccia prete. Il giovane, giovanissimo Giuseppe Parini accetta di farsi prete, quindi di prendere i voti, non per vocazione, ma un po' perché appunto questa scelta gli avrebbe garantito la rendita della prozia, un po' perché la carriera ecclesiastica era l'unica possibilità per i giovani di talento che però purtroppo fossero di modeste condizioni. Nel 1754 dunque diventa sacerdote, dopo aver frequentato la scuola dei Barnabiti. La sua salute però è stata contrassegnata sin da subito da condizioni particolari, non ha mai goduto di un particolare stato di salute, di uno stato di salute particolarmente buono, è sempre stata una salute malferma quella di Parini, sin dalla giovinezza. Sin dalla giovinezza infatti sofferto di un'artrite alle gambe che lo avrebbe lasciato claudicante per tutta la vita. E sin dalla giovinezza, questa artrite è stata in qualche modo aggravata dall'esigenza di procacciarsi, di che sopravvivere. Quindi sin da subito si è dedicato a svolgere piccoli lavori come copista prima e come precettore dopo, pur unendo a queste attività a fini di lucro delle altre attività, di studio della letteratura classica e della poesia a lui più congeniali. Nel 1752 comincia la sua attività anche poetica, infatti pubblica una raccolta di versi dal titolo Alcune poesie di Ripano e Upilino. Ripano e Upilino è uno pseudonimo composto con l'anagramma del suo cognome, infatti lui si chiama Giuseppe Parino all'anagrafe, non Giuseppe Parini, e dall'anagramma di Parino viene fuori il nome Ripano. Eupilino invece è il nome latino del borgo di Pusiano, Eupili appunto, da cui lui era originario, luogo diciamo delle sue origini. Sempre a seguito della pubblicazione di questa raccolta di versi, viene accolto prima nell'Accademia Bolognese degli Ipocondriaci e poi in un secondo momento nell'Accademia Milanese dei Trasformati, che subito quest'ultima procura al giovane poeta un grande pubblico. E gli dà anche la possibilità di stringere delle amicizie e di entrare nel cerchio, diciamo, della nobiltà milanese, garantendosi alcuni grandi protettori che gli avrebbero sicuramente consentito di condurre una vita meno angustiata dalle difficoltà economiche.
Tra il 1754 e il 1762 diventa per questo motivo precettore, cioè insegnante privato, diremmo, dei figli del duca milanese Gabrio Serbelloni. Proprio questa frequentazione di casa Serbelloni, durata per 8 anni, con la funzione di precettore dei figli del duca, consente al poeta di conoscere molto da vicino il mondo dell'aristocrazia, mondo dell'aristocrazia dal quale si sente molto attratto in realtà, ma che comincia ad osservare con occhio molto molto critico, perché in questo mondo dell'aristocrazia che lui, popolano di modeste condizioni, aveva in qualche modo trasfigurato nella sua immaginazione come un mondo di nobiltà, appunto, e di virtù, in realtà scorge elementi di vacuità, di oziosità e di ingenerosità. Il rapporto con la famiglia Serbelloni si interrompe bruscamente nel 1762. Si interrompe perché Parini litiga, ha un acceso diverbio con la moglie proprio del Serbelloni. E Parini viene licenziato. Secondo le informazioni che sono state ricavate dalla corrispondenza della moglie di Gabrio Serbelloni, ma anche dalle informazioni indirette che ricaviamo dalla corrispondenza di Parini, pare che l'accesso di Verbio sia nato a seguito di un atto compiuto dalla donna che prese a schiaffi una servetta. Schiaffo che suscitò la dura immediata reazione del Parini, che reputò quest'atto offensivo della dignità umana della servetta. Di fronte a questa accusa, la donna, la nobil donna, decise di allontanarlo e di sostituirlo nell'incarico di precettore dei propri figli. A seguito dell'allontanamento della famiglia di Gabrio Serbelloni, nel 1763 Parini diventa precettore della famiglia del conte Imbonati e diventa precettore del figlio Carlo Imbonati, quel Carlo Imbonati che più avanti avrà una relazione con Giulia Beccaria, figlia di Cesare Beccaria, autore di Dei delitti e delle pene, nonché madre di Alessandro Manzoni. Quel Carlo Imbonati a cui Alessandro Manzoni dedicherà un carme. Dunque, dicevamo che diventa precettore di Carlo Imbonati nel 1763 e per lui scrive un'ode, l'Educazione. Inizia sempre in questo periodo la composizione e la pubblicazione di quello che è il suo capolavoro indiscusso, un poemetto satirico-didascalico, Il giorno, di cui pubblica solo le prime 2 parti e le pubblica in modo anonimo. Le pubblica in modo anonimo, ma molti riconoscono sin da subito la paternità e grazie appunto a questo poemetto si conquista un largo consenso di pubblico. Nel 1768 ha terminato l'attività presso la famiglia Imbonati e quindi diciamo che è rimasto senza lavoro e questo è il momento in cui viene abboccato da Maria Teresa d'Austria che vede in lui l'intellettuale perfetto per attuare il suo proposito di riformismo, ovvero per attuare quel modello di assolutismo illuminato che caratterizza l'intero suo regno. Quindi in un primo momento gli dà lo nomina poeta del Regio Teatro Ducale, in un secondo momento gli dà l'incarico di dirigere un settimanale, la Gazzetta di Milano, perché Maria Teresa d'Austria intendeva modernizzare questo settimanale con l'intervento proprio di un intellettuale che rispondesse alle caratteristiche del riformismo illuminato. Più avanti addirittura riceve l'incarico di docente di belle lettere presso la Scuola Palatina. Qualche tempo dopo, nel 1780, Maria Teresa d'Austria muore e con lei sembra anche svanire quel modello di dispotismo illuminato che era stato in qualche modo, diciamo, il modello a cui si riferiva Giuseppe Parini. Con la morte di Maria Teresa d'Austria inizia un periodo di epurazione negli ambienti intellettuali e di lì a breve, nel 1789, ci sarà lo scoppio della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese viene definita qui una passione ritrattata perché in un primo momento l'esplosione della Rivoluzione francese viene in qualche modo salutata da Parini con favore,
perché egli è favorevole a questi eventi rivoluzionari che sono interpretati come la realizzazione delle idee di libertà e di uguaglianza dell'illuminismo. In un secondo momento, però, manifesta proprio la propria disapprovazione rispetto agli orrori del terrore giacobino. Quindi quella assunzione, come dire, di favore e soprattutto quell'atteggiamento estremamente positivo nei confronti dei moti rivoluzionari si trasforma in un giudizio critico spesso inappellabile. Dopo la fine, diciamo, dopo gli eventi della Rivoluzione francese, in un primo momento diventa sovrintendente, pardon, delle scuole di Brera, però ben presto abbandona l'incarico, adducendo motivi di malattia. Muore nel 1799 a Milano in una condizione di povertà, ma di estrema dignità. Quali sono le caratteristiche tematiche del pensiero che ha caratterizzato l'opera di Giuseppe Parini? Tanto per cominciare, l'adesione a quelli che sono stati i grandi moventi dell'illuminismo, le grandi idee illuministe, ma in una forma che possiamo definire moderata. E poi andremo a vedere in che senso si parla di illuminismo moderato a proposito di Parini. Sicuramente caratterizza l'opera di Parini la cosiddetta polemica antinobiliare, sulla quale sono state scritte pagine e pagine di critica, ma che deve essere rivalutata, deve essere cioè osservata con un atteggiamento critico che ne mette in evidenza gli effettivi punti focali, perché non si tratta di una polemica antinobiliare indirizzata tout court alla classe aristocratica, quanto piuttosto a comportamenti e atteggiamenti che hanno contribuito al progressivo degrado della classe aristocratica. In terzo luogo, il riconoscimento del valore civile della poesia e quindi del riconoscimento del poeta come autorità morale in grado di smuovere le coscienze e di costituire un motore attivo nel cambiamento e nel progresso civile della società. Andiamo a vedere cosa si intende per illuminismo moderato di Parini. Allora, quando si parla di illuminismo moderato di Parini, si deve fare riferimento alla visione del mondo di Parini. La visione del mondo di Parini si può sintetizzare proprio nei termini di illuminismo moderato fondato sul valore etico e civile della poesia, che se da una parte lo pone al seguito della grande tradizione umanistica, da un'altra parte lo mette proprio in contatto con quelli che sono i più fecondi pensieri e i valori più fecondamente sostenuti nel suo tempo. Parini è stato un lettore di Rousseau, di Voltaire e ha accolto quelli che sono i principi di base dell'illuminismo, ne ha accolto i principi dell'umanitarismo, ne ha accolto la lotta contro le superstizioni e soprattutto ha accolto dell'illuminismo il tema della rivendicazione dell'uguaglianza naturale degli uomini, che viene chiaramente esplicitato nel dialogo sopra la nobiltà, per esempio, ma dell'illuminismo rifiuta i risvolti più radicali, quello dell'ateismo così come quello del materialismo. Nei confronti, per esempio, del cristianesimo, pur avendo un atteggiamento molto critico, soprattutto pur essendosi inserito nell'ambito della polemica anti-ecclesiastica dell'epoca, tuttavia ritiene, proprio rivendica, l'imprescindibilità del cristianesimo che sia razionalmente misurato e che costituisce uno dei fondamenti, una delle basi essenziali del vivere sociale. Stessa forma di moderazione manifesta anche nelle posizioni legate alle questioni economiche e sociali. Infatti è sostenitore di un cauto progressivo riformismo e in questo appoggia in maniera evidente il riformismo illuminato di Maria Teresa d'Austria. Il riformismo illuminato di Maria Teresa d'Austria diventa il modello in qualche modo di questo suo cauto progressivo riformismo che non mira a delle rivoluzioni improvvise, ma mira a un progresso civile, a un progresso umano che sia lento, graduale, ma che possa confluire a dei risultati solidi e di tutta importanza. Sicuramente
Sicuramente ha contribuito notevolmente a questo cauto riformismo progressivo di cui si fa portatore proprio Parini, il contesto culturale in cui Parini si è formato. Quindi questa Milano che rappresenta la città più vicina agli avanzati fermenti ideologici dell'Illuminismo, la città italiana più vicina a questi fermenti ideologici dell'Illuminismo. Il rapporto che ha avuto Parini con la Milano illuminista ed in particolar modo con gli intellettuali illuministi che gravitavano intorno al caffè, è stato però un rapporto piuttosto, come dire, ambiguo, un rapporto contrassegnato da sicura adesione ai principi di base dell'illuminismo, quindi umanitarismo, come abbiamo detto, lotta alle superstizioni, rivendicazione dell'uguaglianza naturale degli uomini, ma anche un rapporto contrassegnato da qualche contrasto, perché le posizioni di Parini in realtà si discostavano da quelle degli intellettuali del caffè per alcuni aspetti. Tanto per cominciare, per l'aspetto relativo al ruolo che avrebbe dovuto assumere l'aristocrazia in questa civiltà rifondata su basi illuministe. Se infatti Parini reputava che l'aristocrazia potesse ancora trasformarsi da ceto corrotto a gruppo sociale in grado di promuovere le riforme, gli intellettuali del caffè invece ritenevano che solo la borghesia potesse avere un ruolo in questo senso. Un secondo contrasto riguarda l'idea della funzione della poesia. Parini, infatti, rivendica proprio l'importanza primaria della poesia, proprio perché la poesia riesce a diventare motore di rivolgimenti culturali e sociali. La poesia per Parini è strumento e veicolo di verità. Diverso è l'approccio che ne hanno invece gli intellettuali del caffè. Per gli intellettuali del caffè sono altre le discipline che possono effettivamente contribuire al progresso e al miglioramento della società. E queste sono le discipline scientifiche e politiche. Quindi in qualche modo gli intellettuali del caffè ridimensionano la funzione della poesia, mentre Parini ribadisce l'importanza e la funzione della poesia come motore di progresso e di miglioramento sociale e civile. Un terzo elemento che distingue e distanzia molto Parini dagli intellettuali del caffè è la questione relativa all'idea di sviluppo economico. In linea, infatti, con la politica di Maria Teresa d'Austria, Parini punta ad un potenziamento dell'agricoltura per lo sviluppo economico. Si parla di adesione alla fisiocrazia, a proposito di Parini. Gli intellettuali invece del caffè puntavano ad un potenziamento delle attività commerciali e delle attività industriali, convinti che fossero le uniche attività che avrebbero potuto garantire un progresso e un miglioramento sociale. Dal punto di vista del secondo aspetto tematico di cui abbiamo parlato, la cosiddetta polemica antinobiliare di Parini, va subito chiarita che la polemica antinobiliare deriva proprio a Parini dalle sue stesse vicende biografiche, in particolar modo dal ruolo che ha svolto come precettore, che gli ha consentito di assumere un punto di vista interno. Il poeta ha potuto, cioè, osservare da vicino il comportamento quotidiano dei nobili con l'occhio del sottoposto, con l'occhio del subalterno, ma anche con la consapevolezza della propria superiorità intellettuale. Una superiorità intellettuale che gli permette di giudicare quello che sta osservando e di sorridere dei difetti altrui. La critica che però Parini rivolge a questa nobiltà parassitaria non è una critica rivolta all'aristocrazia in generale, ma è, vi devo ricordare a tale riguardo, che comunque Parini è un collaboratore di Maria Teresa d'Austria, ha dei rapporti molto stretti con gli esponenti del riformismo illuminato dell'epoca. La sua critica è più rivolta verso alcuni aspetti della nobiltà. In altri termini, quali sono gli oggetti di critica? Tanto per cominciare, la fatuità, cioè la vacuità aristocratica e i privilegi basati esclusivamente su una considerazione di classe. La polemica, cioè di Parini, si incentra sulla arroganza dei nobili, sull'arroganza
sul loro disprezzo di classe verso il lavoro e verso la miseria, a difesa della dignità individuale e rifiutando le divisioni anacronistiche che mortificano il talento dei singoli. Parini non metterà però mai in discussione la legittimità stessa dell'esistenza dell'aristocrazia. Parini non discute il fatto che l'aristocrazia abbia diritto di esistere come classe che gode di privilegi che le dovrebbero consentire di svolgere una funzione umana e civile. Parini discute il cattivo uso di questi privilegi da parte della classe aristocratica. Critica cioè questa classe nobiliare perché si presenta ormai oziosa, vuota e improduttiva. Sul piano economico, questa classe aristocratica si accontenta di sperperare le ricchezze che le derivano dalle rendite, ovvero dal lavoro degli altri, senza però adoperarsi in alcun modo per accrescere la ricchezza comune. Dal punto di vista intellettuale, l'ozio dei nobili non è occupato da studi o da attività di intelletto che potrebbero servire all'avanzamento, per esempio, culturale della società o al progresso scientifico. L'ozio dei nobili è occupato da attività vacue, feste, incontri, attività romantiche con i cicisbei, nulla che possa avere un effettivo riscontro sul piano sociale o sul piano produttivo del progresso. Dal punto di vista civile, nella loro vita tutta protesa alla ricerca del piacere, Parini contesta che essi non si preoccupino di rivestire incarichi pubblici, per esempio delle magistrature. Tutti quegli incarichi, cioè che consentirebbero loro di lavorare per il bene comune. Per esprimere la propria opinione sui nobili, Parini utilizza in un passo del Vespro, che è una parte del poemetto Il giorno, un verso nel quale sintetizza perfettamente il proprio punto di vista sulla nobiltà a lui contemporanea. Nel definire il giovin signore, il nobile, il giovane nobile, il rampollo aristocratico, dirà che costui è colui che da tutti servito a nulla serve. E gioca in questo sulla polisemia del verbo servire, che potrebbe significare tanto essere a servizio di qualcuno quanto essere utile a qualcuno. Ora, alla valutazione ovviamente critica dell'atteggiamento ozioso dei nobili si somma poi una valutazione critica anche, diciamo, di condanna dell'immoralità dei loro costumi. In particolar modo diventa obiettivo polemico di Parini l'immagine del cavalier servente, del cosiddetto cicisbeo, che non è altro se non una legalizzazione dell'adulterio, che distrugge uno dei valori fondanti della civiltà, secondo Parini, ovvero il valore della famiglia. Ma non solo. Altro oggetto di contestazione, per esempio, in Parini è l'albagia, proprio l'arroganza aristocratica nei confronti delle classi più umili che lavorano per garantire il sostentamento della classe aristocratica e nei confronti del lavoro dei quali la classe aristocratica manifesta apertamente disprezzo. Le opere nelle quali maggiormente si esprime la polemica pariniana contro la nobiltà, contro gli atteggiamenti della nobiltà, sono il dialogo sopra la nobiltà e il giorno. Nel dialogo proprio sottolinea l'origine, come l'origine della nobiltà vada ricercata nei furti, nelle rapine, negli atti di violenza, ma apre, in virtù proprio di questo riformismo illuminista, all'idea che essa potrebbe svolgere una funzione importante sul piano civile o sul piano sociale. In passato difendeva la patria, amministrava la cosa pubblica, rivestiva le magistrature, si occupava di incrementare il benessere collettivo. Adesso tali funzioni non sono più svolte dall'aristocrazia.
Queste funzioni che compensavano in qualche modo il peccato originale dell'aristocrazia, di essere nata da violenze, rapine e furti, adesso potrebbero legittimarne potere e privilegi. Quindi non è la classe aristocratica in sé l'obiettivo polemico di Parini, quanto piuttosto la decadenza di questa classe aristocratica. Non è ostile in sé ai nobili, ma è ostile alla degenerazione della nobiltà e auspica una forma di rieducazione della nobiltà che potrebbe consentirle di assumere quel ruolo aristocratico che aveva svolto un tempo, puntando ad un reinserimento produttivo di un'aristocrazia rigenerata all'interno del corpo sociale. Adesso, questo tema appunto ci introduce al secondo tema prevalente nell'opera di Parini, il valore civile della poesia. Parini, infatti, rivendica sin da subito la funzione pedagogica e civile della poesia. Per comprendere la funzione pedagogica e civile della poesia di Parini, bisogna fare riferimento al tipo di classicismo di Parini. Il tipo di classicismo di Parini è un classicismo che coniuga di fatto le forme retoriche caratteristiche della classicità letteraria con la quale ha avuto una grande relazione di dimestichezza e di studio, così come testimoniato da tutta la sua produzione poetica e dall'evoluzione della sua produzione poetica, quindi coniuga le belle forme poetiche, a quella che è in realtà, diciamo, una prospettiva di estrema e complessa modernità, una prospettiva che coniuga a sua volta il valore pedagogico, la funzione pedagogica della poesia alle più avanzate assunzioni dell'illuminismo. Per esempio, nella sua poesia si innesta perfettamente la lezione del sensismo, che ribadiva proprio la dimensione sensibile del piacere che scaturisce dalla poesia. Il valore pedagogico, però, costituisce sicuramente l'aspetto essenziale. Non bisogna dimenticare che per Parini la funzione che deve svolgere la poesia è una funzione educativa o rieducativa, nel caso appunto dei nobili. Quindi il valore pedagogico della poesia deve svolgere la funzione di rieducare la classe nobiliare, di recuperare moralmente questa classe nobiliare, ma allo stesso tempo deve essere motore di un cambiamento umano e sociale più ampio che coinvolga tutti gli strati della popolazione. Parini è un fiero sostenitore della rinascita spirituale della nazione e di come questa rinascita della nazione possa compiersi solo se fondata sulla consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino. La poesia, dunque, per Parini deve docere, deve cioè insegnare e deve contemporaneamente delettare, cioè deve contemporaneamente suscitare quel piacere sensibile su base appunto sensista. Alla poesia, infatti, Parini attribuisce la capacità di spingere verso la virtù e verso i principi che promuovono il vivere civile. Ma questo può avvenire solo nel momento in cui la poesia riesce a catturare l'animo attraverso il piacere. Ripropone quindi in chiave moderna questo connubio tra docere e delettare che è alla base del valore civile della poesia. Si presenta subito come autorità morale. L'autorappresentazione di Parini come modello di autorità etica e culturale la si riscontra in tutti i suoi componimenti, in tutte le sue opere. Il poeta è proprio la figura intellettuale e civile che educa il popolo all'uso della ragione e che lo spinge ad un atteggiamento altruistico e solidale, che diventa indispensabile per poter affrontare e per poter risolvere i problemi della società. Quindi, secondo Parini, l'autorità etica e culturale del poeta deve essere un'autorità educativa in riferimento all'uso della ragione, ma deve essere anche un'autorità
che spinge alla solidarietà, che spinge ad interessarsi al bene comune e che spinge dunque a mettere in campo e ad attivare tutte le competenze necessarie per affrontare e risolvere i problemi sociali. Il moralismo di cui si fa portatore è un moralismo fermo, che delinea con chiarezza quali sono i valori e quali sono i disvalori del suo tempo, senza lasciare spazio alcuno ai dubbi. Il poeta sottolinea proprio l'importanza della coscienza civile e del bene comune. Sottolinea cioè l'importanza della chiave, diciamo, altruistica e solidale, a cui gli uomini devono essere educati per mezzo della ragione attraverso le parole del poeta. Per il Parini, dunque, il poeta ha una missione educatrice e questa missione educatrice deve essere coraggiosa perché non deve cedere assolutamente di fronte a quelle che possono essere le prospettive varie che può offrire la società. Il vero poeta è una figura in primo luogo di dignità e di educazione. Quindi è una figura che non deve in alcun modo cedere alle lusinghe del potere, né tantomeno che deve cedere rispetto ai propri valori, mosso dalle istanze del bisogno. Quali sono le opere di Parini? Le diciamo velocemente. La prima opera a cui facciamo riferimento è la poesia di Ripano Opilino, di cui abbiamo parlato prima. Si tratta di 94 componimenti di genere diverso e di diversa ispirazione, che sono in realtà, diciamo, espressione di un classicismo di maniera. Sono delle esercitazioni. Sono delle esercitazioni, diremmo, di scuola, perché in realtà Parini utilizza, riutilizza, diciamo, i modelli classici in queste poesie per fare esperienza, per sperimentare le diverse soluzioni classiche. Non hanno un altissimo valore in sé da un punto di vista poetico, se non quello di testimoniarci l'avvenuta assimilazione della letteratura classica da parte dell'autore. Molto importanti sono invece gli scritti per l'Accademia, perché pur essendo testi di occasione oppure componimenti celebrativi, testi di committenza, cioè che sono stati commissionati a Parini, testimoniano sin da subito il tipo di impegno morale e civile del poeta. In questi testi Parini denuncerà le superstizioni, la violenza che viene esercitata in nome della fede, le disuguaglianze, i pregiudizi, quindi si farà portatore degli ideali illuministi. Sicuramente da un punto di vista poetico, l'opera più importante è rappresentata dalle odi, pubblicate in due diversi momenti, tra il 1791 la prima pubblicazione e il 1795 la seconda. Noi facciamo riferimento alla seconda edizione delle odi, quella che include 25 componimenti che possono essere divisi in tre parti: le odi illuministe, le odi d'occasione ed encomiastiche e le odi neoclassiche. Nelle odi illuministe affronta problemi sociali secondo una prospettiva appunto illuminista. Per esempio, nella Vita rustica oppone città e campagna con la condanna conseguente della vita urbana, della vita moderna, che è fondata su prepotenza e sfruttamento, ma nel rappresentare la campagna non rappresenta la campagna bucolica classica. Rappresenta una campagna che è più moderna grazie all'introduzione di tutta una serie di tecniche che consentono di velocizzare il lavoro dei campi, quindi riducendo la fatica riesce però ad essere più produttiva. Nell'ode la salubrità dell'aria descrive l'ambiente malsano della città ed in particolar modo l'aria viziata della città, auspicando con uno spirito che possiamo definire ecologista ante litteram all'attuazione di interventi che risanino l'aria della città. Importantissimo l'innesto del vaiuolo in cui difende la sperimentazione delle nuove tecniche per immunizzare gli uomini contro vaiuolo, cioè la sperimentazione dei primi vaccini. Nella musica prende posizione contro l'evirazione dei bambini,
che era una pratica comune finalizzata a mantenere le voci bianche dei bambini. Nel testo Il bisogno, per esempio, sostiene che solo eliminando la miseria, cioè il bisogno, si può sconfiggere il delitto, perché è il bisogno, ovvero la miseria, che determina la spinta a delinquere. Se si elimina il bisogno, si elimina il delitto, perché si creano delle condizioni favorevoli alla felicità di tutti. Nell'Ode dell'educazione dedicata a Carlo Imbonati sottolinea il valore pedagogico degli insegnamenti che siano improntati a principi di tipo illuminista. Tra le odi d'occasione ed encomiastiche si ricorda la caduta, in cui il poeta zoppo per l'artrite di cui abbiamo parlato e povero reagisce con indignazione ad un passante che, pur avendolo aiutato a rimettersi in piedi, gli suggerisce, vedendolo ridotto in condizioni misere da un punto di vista economico, di sfruttare la propria arte per ottenere dei vantaggi. Quindi questa poesia, La caduta, questa ode, è in realtà una rivendicazione della dignità del poeta e della libertà dell'arte rispetto a quelle che possono essere le seduzioni del bisogno. Le odi neoclassiche, tra cui citiamo Il pericolo a Silvia e alla Musa, sono in realtà espressione di un'adesione parignana ai canoni della bellezza e della poetica neoclassica. I toni sono decisamente più controllati, meno concitati, sono più distaccati e i temi sono anche più personali. In realtà qui la funzione del poeta appare nobilitata. Non vengono ripudiate le idee illuministe, ma vengono reinterpretate in una chiave quasi malinconica e velata da un tono vagamente autoironico. Per esempio, nell'Ode Il pericolo, il poeta evoca un mondo di fuggevole bellezza e sottolinea come il fascino femminile possa rappresentare un'insidia per l'uomo anziano. Ovviamente il riferimento è a se stesso, alle proprie condizioni ormai di uomo anziano e alle difficoltà che la bellezza femminile può ingenerare. Tra le opere in prosa si ricorda quello che merita, diciamo, uno spazio in particolare, il dialogo sopra la nobiltà scritto nel 1757 per committenza dell'Accademia dei Trasformati. In questa opera si oppongono ai privilegi di casta e alla nobiltà ereditaria le parole di un poeta di origine popolare. Il testo si rifà all'antico genere del dialogo e al sottogenere del dialogo tra morti che era stato iniziato da uno scrittore greco di nome Luciano di Samosata. Di cosa parla fondamentalmente questo dialogo sopra la nobiltà? Parla di due cadaveri che si trovano a dover condividere la stessa tomba, un nobile e un poeta plebeo. Il nobile continua a vantare i propri privilegi e soprattutto l'importanza della propria stirpe che a suo dire gli conferirebbe dei diritti e dei poteri a cui un plebeo non può aspirare. Il poeta attraverso una serie di espedienti, diciamo retorici, riesce a persuaderlo degli errori insiti nel suo ragionamento, sicché lo conduce ad un finale in cui il nobile è costretto a riconoscere l'infondatezza delle proprie pretese. Si tratta ovviamente questo di un dialogo finalizzato a mettere in discussione il concetto di privilegio della nobiltà, non il concetto di classe aristocratica e di classe nobiliare, ma di mettere proprio in discussione il significato sociale ed etico della nozione di privilegio. Parini contesta la nozione di privilegio nel momento in cui tale privilegio non è sia supportato da un'azione finalizzata al bene comune. E proprio a partire da questa sua considerazione, che verrà ulteriormente rafforzata nell'esperienza di precettore, che prenderà le mosse il capolavoro indiscusso della sua produzione letteraria, ovvero il poemetto satirico didascalico Il giorno. Vi ringrazio ragazzi, spero che la lezione non vi sia risultata particolarmente pesante. A tra poco con Il giorno.